Sono qui per dare non solo la mia solidarietà ma anche l'appoggio ai tanti giovani medici che ambiscono ad avere una borsa di specializzazione. Noi abbiamo avuto dei problemi enormi negli ultimi 10 anni per una misura che doveva essere emergenziale e che invece è diventata purtroppo strutturale. Le battaglie per far avere qualche centinaio di milioni in più al MIUR per poter sostenere delle borse le conosciamo tutti, ma il risultato di questo lavoro insieme al blocco del turno ha comportato un vero buco non solo formativo ma anche un buco sui territori. Allora, questo non è un costo, questo è un investimento per il sistema. Dobbiamo capire che è un investimento sul presente e sul futuro. Ora con il Covid ci sono delle risorse, in questa misura abbiamo messo 4.200 borse, in quella precedente più o meno tra le due altre 2.000, ma dobbiamo rendere queste misure strutturali e poi coprire il reale fabbisogno del Paese in modo strutturale. Per questo le risorse che noi avremo a disposizione anche dall'Europa non dobbiamo considerarle come un costo per il Paese ma come un investimento per rendere sicuro il servizio sanitario oggi e anche tra 20 anni. C'è molta divisione su questo tema, secondo me anche perché bisogna fare chiarezza, cioè se il MES è senza condizioni e con dei tassi di interesse così bassi, cioè meno di quelli dei bond, dei bot, ma perché no? Ricordiamoci che chi non lo sta utilizzando è perché ha tassi di emissione negativi, noi in questo caso andremo a risparmiare, ma se noi immaginiamo che 36 miliardi potremmo averceli, non con un semplice riparto tra le regioni, ma per un piano nazionale, questa può essere la differenza, di investimento sul sistema sanitario, su una riforma del sistema e un investimento in ricerca, questo ci produrrebbe valore. Io voglio ricordare che ogni dollaro speso in ricerca di base in biomedicale o nella ricerca traslazionale ne produce 146, cioè noi abbiamo anche la possibilità, rafforzando i nostri sistemi sanitario e il sistema di ricerca adesso collegato, di ripagarcelo.